Oggi vi porto in viaggio con me. Voglio raccontarvi una storia che inizia proprio con un viaggio e che ha due protagonisti. Renzo Betz, insegnante di musica, artista, filantropo, spirito libero, e Mankenda Clementine Comunidioco, detta Clemi per gli amici, fondatrice di scuole, maestra di vita, spirito libero. Clemi e Renzo si sono conosciuti in treno. Lei veniva direttamente dal Burkina Faso, carica di materiali africani da vendere per avviare il suo progetto, e lui tornava da un concerto assieme al suo gruppo di musica antica. Si era infilata nel loro scomparto prenotato perché era l'unico libero in un treno stipato. Quando sono arrivati Renzo e i suoi amici, invece di protestare, si sono fatti raccontare la sua storia. E per ricambiare, le hanno improvvisato un concerto, lì per lì. Questo nostro amico ben amato Renzo mi ha ascoltato nel treno, non lo conoscevo neanche, con tutti i suoi amici che cantavano insieme nel treno, e lui mi ha ascoltato, mi ha appoggiato lo stesso giorno con gli altri e mi ha sempre accompagnato. Infatti la mia prima scuola che ho dovuto realizzare legalmente, quando mi hanno dato i documenti statali qua, l'autorizzazione, la licenza, ho fatto la prima garderia sociale, l'ho chiamato Renzo Betz, perché non è facile che qualcuno si ferma e prende il suo tempo e ti ascolta. Quello è difficile, ancora più difficile quando qualcuno ti ha ascoltato e ti ha creduto. Da quell'impulso spontaneo è partito tutto. L'amicizia, prima con Renzo, poi con me e con tutte le persone coinvolte nel progetto, le scuole, dalla prima Renzo Betz alle altre che sono nate dopo, e il viaggio, quello che vi racconto oggi. Il Burkina Faso, chiamato Alto Volta fino al 1984, è uno stato indipendente dell'Africa occidentale subsahariana, senza accesso al mare e proprio nel mezzo della fascia del Sahel, il territorio posto tra il deserto e l'Africa tropicale. Burkina Faso vuol dire paese degli uomini integri, nome dato dal suo eroe nazionale Thomas Sankara, presidente illuminato, ucciso in un colpo di Stato nel 1987. Haute Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabé. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire? Patrie des hommes honnêtes. La popolazione attuale è di circa 21 milioni di abitanti. Il tasso di natalità è altissimo. La metà degli abitanti sono bambini o adolescenti e il paese non ha sufficiente capacità per coprire i bisogni alimentari dei suoi abitanti. Il problema è inoltre aggravato dai mali endemici della fascia subsahariana: guerre, siccità, mancanza di infrastrutture, povertà, instabilità politica, terrorismo, bande armate, malattie, analfabetismo. Decidere di partire non è stato facile. Volevo andarci da anni, da quando avevo visto le foto della prima scuola col nome di Renzo scritto sul muro, ma mi era sempre sembrato un posto lontanissimo, qualcosa che poteva appartenere solo alla sfera dell'immaginario, non fisicamente raggiungibile. Poi Renzo si è malato e se n'è andato, e la distanza tra il consueto e l'improbabile si è assottigliata al punto da cancellare ogni remora. Nel frattempo è arrivato il Covid e con Clemi abbiamo potuto solo rimanere in contatto e fare il possibile per mandare avanti il progetto nonostante tutto. E finalmente, a 3 anni di distanza dalle date previste, la sera del 2 gennaio 2023 sono partita da Milano con destinazione Ouagadougou. Il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri del mondo. Più della metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. I diritti dell'uomo sono sanciti dalla Costituzione, ma tuttavia la situazione delle donne non è per niente facile in un paese tuttora dominato dagli uomini. Le donne non sono autonome e sono escluse dalle decisioni familiari. La maggior parte di loro non ha potuto frequentare una scuola e, benché proibita, l'infibulazione è ancora praticata segretamente.
Ho cominciato abusivamente a lavorare socialmente, aiutare i bambini, le donne. Ero fissata con le donne, le ragazze, però ogni donna qui ha dei bambini. Allora quello che dicevo, sono loro che mi hanno guidato a come gestire l'associazione. Ho dovuto aprire delle garderie sociali per poter tenere qui i miei bambini e dare la possibilità alle donne di venire a fare l'alfabetizzazione prima e poi imparare dei lavori professionali per poter avere un po' di dignità. Vendere un po', anche solo una cipolla o dei pomodori, qualcosa, sapere fare i conti, gestire i soldi, uscire la mattina, andare a fare qualcosa e rivenire, ritornare e prendere il suo bambino alla garderia che è la scuola, l'asilo sociale, e tornare a casa. E questa è la dignità che ho cominciato a insegnare alle donne. Sorvegliare, nutrire ed educare i bambini e aiutare le mamme a crearsi un'autonomia per se stesse e per i loro figli. Questi sono i due obiettivi di Clemi. Se per i bimbi ci sono gli asili, per le mamme ci sono i corsi di formazione. Dai più basilari, come curare le ferite e nutrire adeguatamente i più piccoli, o anche semplicemente imparare a tinteggiare le pareti, ai più specialistici, come il laboratorio di cucito. A una ragazza, la cultura locale offre ben poche alternative. La maggior parte delle donne non ha frequentato una scuola e viene istruita solo a svolgere i più elementari compiti domestici, fino a che non avrà l'età minima per essere affidata a un marito, spesso come una delle tante concubine. Se avrà figli, faranno parte della comune di famiglia finché il marito è in salute. Se rimane vedova, lei e i suoi figli non avranno diritto a nessun sostentamento e nella maggior parte dei casi finiranno per strada, vivendo di elemosina. Le ragazze, chine sulle macchine da cucire, sembrano molto più grandi della loro età. Non cuciono per passione, cuciono per sopravvivere. In questo momento in Burkina Faso, dove siamo noi, le strutture dell'ACP sono quattro che sono funzionali. Prima a quei tempi ne avevamo di più per colpe di tante cose, diciamo tra terroristi, tra certi villaggi che hanno avuto difficoltà, la siccità e tutto quello, è stato dovuto chiudere. E all'inizio facevo tutto io, qualsiasi cosa che c'era da fare lo facevo io. Adesso con le donne, le ragazze che sono con me, sono sempre state con me da più di 10 anni, hanno imparato, delle volte qualsiasi cosa che capita riescono a farlo e mi mandano il rapporto. Per parlare dei bambini vorrei prima dire che il mio lavoro era basato di più per le donne. Come in Africa tutte le donne hanno i bambini, da 13 anche a 90 anni hanno sempre i bambini piccoli intorno, allora ho dovuto prima ritirare i bambini per poter dare l'istruzione alle donne, perché le donne lì non sono istruite. Non sono istruite. Io dico sempre che quando una donna non è istruita, i bambini anche non saranno mai istruiti. Allora, per poter dare formazione alle donne, l'alfabetizzazione alle donne, ho dovuto prima occuparmi dei bambini. Ritirando i bambini, abbiamo fatto queste garderie sociali, formando le stesse ragazze più giovani a tenere i bambini come animatrice, non posso dire monitrice, ma animatrice. Tanto meno che tante donne sono handicappate loro e hanno i bambini con tanta disabilità. Là in Africa trovo una donna che ha 5 bambini, tutti disabili. Allora, tutti loro non pagano niente, col successo che abbiamo avuto, perché in Africa diciamo non è che loro amano tutto quello che è gratis, ma quando trovano dove possono aiutarlo, che non pagano niente, tanti arrivano. Per adesso non abbiamo finanziamento nei governi né all'estero né nel paese del Burkina Faso. Abbiamo dei finanziamenti che fino adesso io ho sempre avuto dall'inizio fino adesso, viene proprio dagli amici, degli amici,
dagli amici dei miei figli, gli amici dei figli dei miei amici, una cosa. Fino adesso teniamo tutti insieme, la gente della Val Chiusella, la gente di Camogli e tutta questa zona qui, Recco, Bogliasco, hanno fatto tanto per aiutarmi, per adesso tiriamo avanti così. E poi la divisa che i bambini portano è fatta dal nostro centro, noi stessi e le ragazze che sono in formazione e quelle che sono fisse. Sono tutte donne. Ci sono pochi uomini che collaborano senza imporsi, e questa è un'ottima cosa, le decisioni le prende lei. Ha istruito un nucleo di ragazze che crescendo hanno preso dimestichezza con tutte le cose che lei ha insegnato, quindi insegnano a scuola, insegnano a curare le ferite, trasmettono loro a sapere agli altri, le scuole sono tante, sono numerosissimi bambini che sono lì, maschi e femmine sono tutti assieme, vengono istruiti tutti contemporaneamente come da noi e sono angoli di territorio in cui insegnano cose che non ho visto da altre parti, per esempio raccogliere la spazzatura, è una cosa che i bambini fanno nelle scuole di Clemi, è una goccia in un oceano, però come dice un mio amico qui, una goccia che alza la marea, questa è l'unica speranza che c'è. Il gioiello Sankofa, la parola Sankofa ha un significato particolare, significa letteralmente torna indietro e prendilo. Ed è, mi è rimasto impresso il giorno in cui l'ho sentito dire la prima volta da Clemi a proposito della prima scuola per cui abbiamo raccolto i fondi qui a Camogli. Il primo anno che è venuta Clemi abbiamo lavorato molto, l'edizione del libro, tutti i lavori che lei ha fatto, che abbiamo venduto, si è raccolto parecchio, per costruire una scuola che è stata costruita durante il Covid. La prima scuola che però purtroppo è stata per il momento abbandonata per colpa delle bande armate che ci sono in questo periodo. Era pericoloso per i bambini arrivarci, girano proiettili vaganti. Io ho visto questa scuola e mi sono dispiaciuta moltissimo di vederla vuota. E Clemi mi ha detto non ti preoccupare, Sankofa. Cosa vuol dire Sankofa? Significa le cose a cui tieni trovano sempre il modo di tornare da te. Ho arrangiato lì per fare Renzo Benzi, uno perché è lui che è la testa del nostro treno e non può morire.